Oggi ho preparato per voi questa torta a dir poco spettacolare. Si presenta benissimo, è una torta dall'estetica molto molto carina e è fatta con un pan brioche soffice all'olio ripieno con gocce di cioccolato. Seguite il mio video e la ricetta per realizzarla in maniera corretta e veloce. Per preparare il nostro pane morbido con gocce di cioccolato ci occorrono 400 g di farina Manitoba, 115 g di latte, 115 g di acqua, 115 g di olio di semi, 80 g di zucchero, 6 g di lievito di birra fresco, un pizzico di sale. Per spennellare la superficie del nostro pane sarà necessario un tuorlo d'uovo che verrà mischiato con un cucchiaio di latte. La prima cosa che andiamo a fare è mettere nel nostro boccale i liquidi, in particolare il latte, l'acqua, insieme allo zucchero e al lievito. Quindi versiamo latte, acqua, zucchero, lievito, lo sbricioliamo leggermente con le mani. Mettiamo il coperchio e andiamo ad impostare il robot. Il robot va impostato mettendo 2 minuti come tempo, velocità 2 gradi 37. Andiamo il via. Il tempo è trascorso. Adesso andiamo a mettere 200 g di farina, quindi la metà dell'importo totale di farina. Per fare questo usiamo la funzione pesatura. Mettiamo la tara e andiamo con un cucchiaio a versare 200 g. Grammi li abbiamo inseriti, chiudiamo il tappo del boccale e andiamo ad impostare 40 secondi a velocità 5. 40, velocità 5 e diamo il via. Si è formato questo impasto, adesso lo andiamo a tirare giù dalle pareti del boccale con una spatola, dopodiché lasceremo lievitare all'interno del boccale per circa un'ora. Diciamo che abbiamo fatto una sorta di lievitino, quindi lasciamo tutto qui nel boccale un'ora con coperchio chiuso e ci vediamo più tardi per la seconda fase dell'impasto. Vediamo, il tempo è trascorso, l'ora è passata, ecco il nostro lievitino che è abbondantemente cresciuto e si è gonfiato. Adesso mettiamo il resto della farina. Aggiungiamo il pizzico di sale e poi andiamo ad impostare la funzione automatica impastare per 2 cicli da 45 secondi. Mentre il robot impasta, vado a mettere l'olio a filo attraverso il tappo del misurino. Quindi intanto do il via. E vado a versare a filo l'olio.
nostro impasto finito. Adesso si presenta in questa maniera, lo togliamo dal boccale e lo mettiamo su un piano in legno che cospargeremo di farina. Mettiamo la farina sul piano, tolgo l'impasto dal boccale. Allora, l'impasto è piuttosto appiccicoso, vedete, quindi aiutatevi con la farina sia per tirarlo fuori dal boccale che per poi stenderlo sul piano. Basta però pochissima farina che immediatamente, insomma, non è più appiccicoso ed è lavorabile. Quindi lo stendiamo sul piano, facciamo un rettangolo e andiamo a fare delle pieghe. Quindi lo lavoriamo fino a formare appunto un rettangolo. Una volta che abbiamo formato il rettangolo in questa maniera, facciamo una classica piega a libro. Andiamo a sigillare. Poi io ripiego ancora in questa maniera e procediamo di nuovo a riformare il rettangolo e a fare la stessa cosa. Alla fine del terzo giro di pieghe formiamo il panetto, lo andiamo a lasciare qui coperto, lo lasciamo riposare per 30 minuti, dopodiché procediamo a stenderlo. Allora togliamo il nostro strofinaccio, la pasta, l'impasto riposato per 30 minuti, adesso con un po' sempre di farina lo vado a stendere e faccio un rettangolo di circa 30 cm per 40, quindi all'incirca questa dimensione. Vedete, ancora un po' appiccicoso, mi aiuto con la farina, anzi ne tengo un po' qui che può essere sempre utile. Quindi vado a stendere aiutandomi con il mattarello. È una pasta molto elastica, quindi stendere non è facilissimo perché la pasta torna indietro, però piano piano, con calma, effettuate questa operazione. Il nostro rettangolo è pronto, adesso vado a ritagliare dei triangoli di circa 4 cm di base, quindi in questa maniera, come se stessi facendo dei croissant. Quindi prendo 4 cm e taglio dei triangoli. Al centro di questi triangoli andrò a mettere le gocce di cioccolato. Quindi partiamo dal primo, mettiamo le gocce di cioccolato proprio al centro. Non arriviamo fino alla fine, arriviamo all'incirca poco più della metà. E poi procediamo ad arrotolare come se stessimo facendo i croissant, proprio nella stessa maniera. Ed ecco il primo rotolino pronto. Li prepariamo tutti e poi li andiamo a disporre in una teglia da forno tonda del diametro di 20-22 cm. Ricopriremo questa teglia con carta forno bagnata e strizzata. Ci vediamo dopo, vi faccio vedere a disposizione in teglia, intanto preparo tutti i miei rotolini. Ho posizionato i rotolini all'interno di una teglia, come vi dicevo, ricoperta di carta da forno umida e strizzata però, e adesso li posiziono così, anche un po' distanti l'uno dall'altro perché andranno a lievitare, li copro con la pellicola trasparente e li lascio di nuovo a fare una seconda lievitazione per 2 ore prima di cospargerli con l'uovo, con il tuorlo e il latte ed infornarli. Ci vediamo fra 2 ore per vedere come è avvenuta la lievitazione. La seconda lievitazione è terminata, vedete, si sono proprio gonfiati molto molto bene, adesso li spennello
con il tuorlo d'uovo sbattuto insieme al cucchiaio di latte. Intanto ho messo a preriscaldare il forno a 180 gradi, li infornerò appunto con forno statico e li terrò per circa 40 minuti. Quindi ci vediamo a cottura terminata per vedere il risultato finale. A La dopo. nostra torta è pronta, adesso vado a mettere sopra dello zucchero a velo, se avete va benissimo anche la granella, e poi vi faccio vedere com'è l'interno. Adesso vi faccio vedere l'interno, staccherò un pezzettino. Vedete com'è soffice, si vede proprio anche ad occhio nudo. Dentro ci sono le gocce di cioccolato, scotta ancora parecchio. Spero che la ricetta vi sia piaciuta. Se vi è piaciuta, vi invito a mettere un like a questo video, a seguirmi sul canale In Cucina con Messier, ad iscrivervi al gruppo Facebook Messier Cuisine Connect Plus Italia e a seguirmi sul sito www.messierricette.it. E buona torta per tutti!